Benvenuti, benvenuti nel mio canale, in questo mio nuovo video. Prima di partire, mi raccomando, iscrizione al canale è assolutamente importante, così come è importante la campanella attiva. Allora, di contenuti in questo periodo non ce ne sono molti, anche dovuto al fatto che ovviamente il campionato è praticamente fermo e i mondiali, complice anche un po' gli orari assurdi, tendo, fra virgolette, insomma, a non seguirli costantemente, anche se bene o male qualcosa sto vedendo, però poco. Mi fa piacere, diciamo, che ci siano risultati eclatanti come il Giappone e l'Arabia Saudita che battono la Germania e l'Argentina, quindi insomma si tratta di un mondiale insomma un po' strano, un po' non solo per il periodo. Vabbè, comunque, insomma, detto questo, vedremo come andrà a finire. Allora, alcuni accenni, breve capitolo CR7, che dopo la sua intervista inevitabilmente ha suscitato un bel paio di polemiche, e lo United, per non licenziarlo, praticamente hanno risolto consensualmente il contratto, un po' per rispetto, secondo me, della storia che ha avuto, se no, insomma, altrimenti l'avrebbero licenziato, quindi non sarebbe stata una rescissione ma un licenziamento. Adesso non lo so dove andrà a finire, secondo me non smetterà, perché comunque Ronaldo è un'azienda vivente, non è solo un calciatore, quindi deve mantenere gli sponsor, quindi secondo me alla fine andrà a svernare nella Major League Soccer, piuttosto che in Qatar, piuttosto che in Arabia. Farà un po' come è capitato a molti ex giocatori grandi, che praticamente vanno a chiudere quella che è la carriera con un grande contratto, ricco soprattutto contratto, in questi campionati che ovviamente non saranno più insomma, dello stesso appeal rispetto a quelli europei. Tra l'altro ha 38 anni, quindi insomma ormai più o meno l'età c'è, anche se si mantiene sempre in forma. Capitolo Rabiot. Rabiot negli ultimi mesi dell'anno scorso, così come in questa parte della stagione con noi, ha cominciato a far vedere delle belle prestazioni, degli ottimi assist, gol, e quindi stava diventando praticamente quasi un elemento imprescindibile del nostro centrocampo. La cosa ovviamente non può far altro che piacere da juventino, anche se devo ammettere che fino ad allora io l'avevo sempre etichettato come, non dico un bidone, però uno da mandar via prima possibile. Adesso, quello che sta facendo anche ai mondiali, ovviamente diventa difficile prendere una decisione. Certo è che comunque quei 7 milioni all'anno come base, perché è quello che prende tuttora, insomma, non sono proprio un bel motivo, o perlomeno non una buona partenza per quello che potrebbe essere una ipotesi di rinnovo. Ovviamente questo gli dà modo al giocatore di mettersi in mostra ed eventualmente ampliare quello che potrebbero essere le sue pretendenti e avere più voce in capitolo eventualmente in fase di rinnovo con la Juventus. Io sinceramente punterei sui terzini. Noi abbiamo solo Danilo come terzino, Alexandro io non lo considero più almeno da 3 anni come giocatore, anche perché, ripeto, a me non basta una partita con la nazionale, quindi neanche con noi, fatta bene, per poi insomma rimangiarsi 3 anni di veramente di prestazioni, non dico orribili, perché insomma sarebbe anche ottimistico come concetto. Quindi e sinceramente punterei un po' sui terzini, perché Cuadrado ormai pure lui sta cominciando a deludere non poco, anche se un terzino è un ruolo che per lui è un adattato. De Sciglio è praticamente sempre rotto, quindi alla fine, come dicevo, c'è solo Danilo. Poi capitolo Napoli, io volevo un attimo insomma soffermarmi su una sorta di sindrome di accerchiamento del Napoli, che veramente sta diventando quasi imbarazzante fossi un tifoso del Napoli, perché c'è, adesso che sta andando dei recuperi molto importanti nei mondiali, che si dice che forse la cosa potrebbe anche ripetersi in Serie A, hanno già portato anche questo come una sorta di ipotesi di complotto ai loro danni. Cioè, perché dare la possibilità a Milan, Inter, Juve, nel caso in cui al 90esimo siano sul pari o eventualmente siano insomma sotto, di dare spazio per poter eventualmente vincere o pareggiare la gara? Mi sembra veramente una cosa assurda, o perché ovviamente è un'ipotesi un po' da girare a tutti, non è che è solo per la Juve, Milan e Inter, ma insomma è anche per eventualmente lo stesso Napoli o gli avversari della Juventus, per carità. Ma io quello che veramente insomma non capisco
E tutto questo malafede che c'è nel Napoli, cioè, poi portano le mani avanti su quello che secondo loro dovrebbe essere un campionato che devono vincere loro, perché se lo vincono loro è assolutamente un campionato regolare, un campionato onesto, un campionato giusto. Nel caso in cui non lo dovessero vincere loro, diventa il campionato di quelli che hanno fregato loro. Secondo me è solo paura, perché mettono un po' le mani avanti, perché sanno che Spalletti generalmente nel campionato di ritorno insomma lascia sempre un po' di punti indietro. Poi hanno una panchina corta, quindi nel momento in cui si blocca il Giorgiano, Osimhen, Lobotka, praticamente sono assolutamente finiti. Tra l'altro c'è da dire, però insomma, so che prendo un campo minato, il loro dio del calcio, perché non è il mio assolutamente, cioè si è sempre vantato, insomma pace all'anima sua, però dico, si è sempre vantato di aver segnato ai mondiali un gol di mano, cioè, tanto che ci hanno fatto film, ci hanno fatto documentari, la mano di Dio o quello o quant'altro. Quindi tra l'altro è andato a Napoli e a detta sua, quindi non ipotesi assurde, praticamente usava, insomma, drogarsi già prima di andare al Napoli, ai tempi del Barcellona. Quindi sostanzialmente io assolutamente, cioè, ergerlo come simbolo, averlo sulla maglia come giocatore, assolutamente non si discute, forse il più, forse non dico sicuramente il più forte in assoluto, ma come uomo assolutamente da dilettanti, se devo fare un paragone, quindi calciatore da Champions League e uomo da dilettanti, Serie D dilettanti, eccellenza, mettiamola così, per dare un'idea. Detto questo, io vi ringrazio, insomma ho fatto una panoramica su quello che insomma sono alcuni temi, anche perché ripeto, i contenuti insomma ce ne sono pochi. Speriamo di ripartire prima possibile, o magari insomma di riuscire a portare dei contenuti, cosa che sto facendo e sto elaborando. Mi raccomando, iscrizione al canale è importante, assolutamente, feedback continuo, e fino alla fine sempre, solo, nonostante tutto, forza!